ټول سره په اړیکه کې شئ. تاسو ته ښه وخت په کابل کې غواړو. مننه د خدای په امان. Ladies and gentlemen, welcome to Kabul International Airport. The local time here is 9:50. È il 14 gennaio, l'ultima volta che ho visto questo aeroporto è stato esattamente 5 mesi fa. Era un aeroporto assediato e le ambasciate da qui avevano cominciato la notte prima ad evacuare il personale con un ponte aereo rumoroso che aveva frastornato la notte di Kabul e portato in piazza migliaia di persone che non capivano cosa stesse succedendo. Siamo andati via in quel ferragosto caldissimo, mentre da una parte c'erano i privilegiati come noi, a cui era garantito un posto su un volo militare che arrivava in Europa, e dall'altra parte dell'aeroporto, dove sono seduta oggi ad aspettare il mio bagaglio arrivato da Dubai, c'erano cittadini che volevano scappare via. Non importa come, non importa con chi, non importa a che prezzo, ma scappare via. As well as with Mr. Ghani and many others around the world, it's time for American troops to come home. Sono Francesca Mannocchi. Questo è un podcast di Cora Media e si chiama Voci dall'Afghanistan. La notte del 14 agosto ero di fronte alla finestra della mia stanza nell'hotel Star di Kabul, il quartiere delle ambasciate e del palazzo presidenziale. Un quartiere presidiato, protetto, un quartiere blindato. Preparavo i bagagli, in uno le telecamere, gli obiettivi, i microfoni, le batterie, il registratore e poi il taccuino e le matite, quelle a punta morbida, le preferisco. E il temperino, non l'avevo smarrito e questo mi pareva già un traguardo. I libri anche, tutti i libri che avevo portato con me. 2 saggi sull'Afghanistan, uno statunitense e uno italiano, e poesie, come sempre. C'erano quelle di Amelia Rosselli e c'era Edmond Jabez, che non manca mai nella mia valigia. Solo 2 giorni prima i servizi segreti americani avevano avvertito. Dopo il ritiro delle truppe americane, dicevano, Kabul resisterà 90 giorni prima di rischiare di cadere in mano talebana. 90 giorni, leggevamo da lì, dall'Afghanistan. Ero in macchina con Alessio e Shab, un amico, collega afghano che stava lavorando con noi. 90 giorni, leggevamo. E quei titoli di giornali statunitensi ci sembravano fantascienza. Ricordo che leggemmo questa notizia tornando da Wardak, che è l'ultimo avamposto prima di Kabul. I talebani erano già alle porte. Il governatore di Wardak, incontrandomi per un'intervista, disse che la gente era pronta a resistere a costo della vita, ma la sua voce tentennava. This was the biggest center of equipment, military equipment. Si era presentato come il primo dei partigiani, il più valoroso. Ho passato la notte al fronte, disse, accanto ai miei uomini. Il suo portavoce abbassava lo sguardo mentre io cercavo di intercettarlo. Lo abbassava come chi mente sapendo di farlo, come chi mente sapendo che è già stato scoperto. La verità, avrei scoperto qualche giorno dopo, è che la notte prima il governatore non era affatto al fronte, ma in riunione con i talebani a trattare la sua incolumità e la resa della città. La mattina dopo gli abitanti di Wardak si sono svegliati con i talebani davanti alla porta di casa. Erano arrivati senza distruggere niente, non l'ospedale, né le scuole, né le strade. Erano entrati come in molte altre province che avevano conquistato, per cooptazione, trattando con gli anziani delle comunità. E così era successo anche a Wardak, porta della capitale, Kabul.
La sera del 14 noi, invece, preparavamo i bagagli, piegavamo magliette, jeans, preparavamo telecamere e taccuini e ci siamo ritrovati di fronte alla finestra dell'hotel a osservare il ponte aereo che cominciava a spostare il personale diplomatico americano dall'ambasciata all'aeroporto. La situazione era precipitata. Era tutto scritto nella storia e noi sapevamo e avevamo contezza dei vari accordi che stavano avvenendo a livello locale, che erano contrabbandati come ceasefires, come si chiama, cessate il fuoco locali. In realtà era la compravendita di armi da parte dei talebani che erano riusciti a mettere su questa a spingere questa narrativa della inevitabilità della loro vittoria. Erano da svariati mesi che sentivamo parlare di accordi locali, che vedevamo accordi locali di, non so, gente che si arrendeva, gli anziani dei villaggi che si intromettevano nel negoziato per evitare sparatorie e uccisioni nei propri villaggi. E poi, quando i talebani hanno cominciato, è stato un effetto palla di neve. L'ambasciatore Stefano Pontecorvo è un diplomatico di grande esperienza, ambasciatore d'Italia in Pakistan, consigliere diplomatico del ministro della difesa, è stato vice capo missione presso l'ambasciata italiana a Londra, vice direttore generale per l'Africa subsahariana presso il ministero degli affari esteri italiano, vice capo missione presso l'ambasciata italiana a Mosca, poi scelto dal segretario generale della NATO Stoltenberg come alto rappresentante civile della NATO in Afghanistan. La scorsa estate è stato lui a coordinare per la NATO l'evacuazione di 124.000 persone, un'esperienza che, ha ricordato più volte, gli ha cambiato la vita. L'ho incontrato qualche giorno fa nel suo ufficio alla Farnesina. Dalla finestra aperta del secondo piano entrava la luce pacata che Roma ha sempre sul finire dell'inverno e poi nel mese che ne consacra la bellezza, ottobre. Pontecorvo era circondato dall'odore dei suoi sigari. I suoi telefoni non smettevano mai di suonare. La famiglia, il lavoro e poi gli afghani. Quelli rimasti indietro, quelli che non sono riusciti a uscire dal paese. È così che abbiamo cominciato a raccontare e raccontarci, come chi ha avuto il privilegio di testimoniare un evento che sempre sarà al centro della storia. Ma a raccontarlo con l'aggiunta del tempo, sono passati ormai 6 mesi, del tempo che dilata e schiarisce, unisce i puntini e problematizza quello che ad agosto sembrava chiarissimo e invece non lo è. Cominciamo dalla fine. Se dovesse scegliere un momento che le resta di quei giorni d'agosto dell'evacuazione a Kabul, quale si porta via? Mi porto via il primo pomeriggio del 15, in cui ci arrivò la notizia che il presidente Ghani era fuggito, nonostante l'accordo che era stato fatto per una transizione pacifica del potere tra i talebani e il governo centrale. Il cambio di atmosfera che ci fu nel giro di pochi secondi all'interno della base, quando capimmo che eravamo in una enclave totalmente isolata e che potevamo contare solo su noi stessi, con fuori decine di migliaia di afghani che volevano entrare, lì fu il momento che mi portò via, quel momento lì. Quella notte, la notte tra il 14 e il 15 agosto, la libertà di andare via a Kabul ha preso 2 forme. La prima era quella delle evacuazioni delle sedi diplomatiche, dei ponti aerei, dei mezzi militari pronti all'aeroporto Hamid Karzai per portare via i diplomatici, lo staff consolare, i civili stranieri. La seconda libertà era quella negata, quella degli afghani intrappolati che hanno cominciato ad invadere le strade prima e l'aeroporto poi. È
Afghanistan's government has fallen to Islamist militants who make up the Taliban. Hey Becky, well, there are scenes of panic and pandemonium at Kabul Airport today. Migliaia di uomini, donne, bambini aggrappati ai cancelli che gridavano disperati in una reazione collettiva e incontrollata mentre i talebani si stavano insediando a Kabul quasi senza incontrare alcuna resistenza. Sull'evacuazione effettivamente è stata un'evacuazione umanitaria molto delicata, molto difficile. Sono abbastanza orgoglioso, molto orgoglioso anzi del ruolo che ne ho avuto. Non ci si poteva fidare ai talebani. C'è, e lo stiamo vedendo in questi giorni, perché ho quotidianamente dei racconti orripilanti. I talebani vanno a casa, vanno a cercare gente che ha lavorato per noi o per i cose eccetera, e i talebani non dimenticano. I talebani non dimenticano e gli afghani lo sanno, per questo in quei giorni d'agosto hanno provato in ogni modo ad andare via. Assaltavano i convogli blindati urlando vergognatevi, urlando soprattutto e ancora più forte portateci via. In questo clima l'ambasciata italiana è stata evacuata il 15 agosto, io ero lì con il personale diplomatico. A loro avevo chiesto nella notte in cui i talebani erano alle porte della città di essere portata via dal mio hotel. Troppo caotica la situazione, troppo pericolo, incerto, intorno a noi. Buonasera, dicevamo. Buonasera, grazie. A posto? Facciamo il giro da tutto qua. Ringo con la 58, due giornalisti e... Piano che si viene a sbarcare il personale. La mattina dopo, dalle voci delle ricetrasmittenti dell'ambasciata, ricordo solo una frase. Si sta mettendo male. Shelter in place. Shelter in place. I talebani erano in strada, l'aeroporto in poche ore era diventata l'unica via di uscita dal paese. Era chiaro a tutti che Kabul, più che assistere a una conquista, stesse assistendo a una resa. La città non era solo caduta in mano ai talebani, gli era stata consegnata. Una storia che parte da lontano, dagli errori occidentali nella missione e nella guerra, dall'inefficienza dei governi di Kabul e dagli accordi di Doha stretti da Trump con i talebani. Oggi a Kabul non c'è più quel caldo torrido. La temperatura fuori segna meno 4. E la prima cosa che si vede arrivando non è più la bandiera afghana, la bandiera nazionale, la bandiera dei talebani. Hi, Francesca, nice to meet you. Hi, Francesca. How was your day? That's good. How about you? How was your travel? La scorsa estate ad aspettarmi nello stesso aeroporto, la Amit Karzai di Kabul, non c'era Ismail, ma un collega giornalista, un amico, Shahab. We have the vitamins for your mother. Eh? Yeah. For my mother? Yeah. Thank you so much. No, Shahab gave us. Okay, thanks. Oggi Shahab vive a Nordhausen, in Germania, con sua moglie e suo figlio Omar. C'erano anche loro tra i 124.000 evacuati di agosto. Hanno aspettato chiusi in un pullman per 2 giorni prima di riuscire a entrare in aeroporto. Dovevano superare i checkpoint talebani. Dopo molte resistenze e trattative fallimentari, hanno capito, loro e gli altri 60 presenti sul bus, che non li avrebbe fatti passare una negoziazione, ma i soldi. Così hanno pagato per salvarsi e uscire dal paese. Hanno pagato $200 ciascuno.
Oggi Shahab, che a Kabul lavorava come giornalista e analista politico, vive in un alloggio per richiedenti asilo e studia tedesco. Non è felice, ma è ancora vivo. When you're leaving your country and you're coming to a different society with a different environment, with a different culture and people, so it means that you're new in this society, like you're born new and you're coming to a new world. Prima di partire ci ha messo in contatto con Ismail e ci ha pregato di portare delle medicine a Kabul per sua madre, perché a Kabul cominciano a mancare soldi e farmaci. Siamo usciti da 5 minuti dall'hotel e appena girata la rotonda c'è una coda lunghissima di cittadini di Kabul che aspettano di chiedere il visto per l'ambasciata iraniana. E mentre cercavamo di filmare questa lunga coda, siamo stati fermati da un soldato talebano che ha bloccato la nostra macchina e prelevato il nostro traduttore Ismail, perché doveva controllare se avessimo i permessi per filmare. La prima cosa che abbiamo fatto il giorno dopo essere arrivati a Kabul è dirigerci al Ministero degli Esteri per avere i permessi a lavorare. Funziona così, serve una lettera che attesti che ci è consentito filmare, fotografare, incontrare funzionari, governatori, fare domande. Mentre percorrevamo la strada verso il Ministero abbiamo lambito l'ambasciata iraniana, una delle poche che ancora ammette richieste di visto da parte degli afghani. Chi non è riuscito a lasciare il paese ad agosto prova a farlo chiedendo al consolato dei paesi confinanti come l'Iran e il Pakistan, che da soli ospitano già 2,5 milioni di rifugiati afghani. L'hanno fotografato in faccia, hai visto? A chi? A lui, il tipo, quando è tornato gli ha fatto la foto, sì. Oh, sorry, their commander was asking about the permission from whom you are coming here and not asking us to film these people and just starting by yourself. This was their matter. I don't okay, know. Okay. So let's go. Okay. Di fronte al Ministero degli Esteri c'erano due soldati armati e una grande scritta sul muro d'entrata, una scritta nuova. L'Emirato Islamico vuole rapporti pacifici e positivi con il mondo. Una dichiarazione di intenti e una richiesta insieme. Il perché, quello superficiale almeno, è presto detto. Da agosto nessun paese ha riconosciuto formalmente il governo talebano. Dire vogliamo relazioni positive significa quindi chiedere legittimità che ancora manca. L'urgenza poi è determinata anche dal fatto che dopo l'insediamento dei talebani, 10 miliardi di dollari della Banca Centrale Afghana depositati negli Stati Uniti sono stati congelati dalle sanzioni americane, così come i 440 milioni di dollari del Fondo Monetario Internazionale. Le banche non possono far transitare denaro in un paese nelle mani di un gruppo che è sulla lista dei gruppi terroristici degli Stati Uniti. La conseguenza è che in un paese con un'economia totalmente dipendente dagli aiuti esterni, la gente, dopo 6 mesi, dall'entrata dei talebani a Kabul, è arrivata alla fame. Prima di partire ho invitato a casa per un caffè un amico a raccontarmi la sua visione del terreno afghano. È Gastone Breccia, professore di storia bizantina a Pavia. Nel 2019, pochi mesi prima della firma degli accordi di Doha, Gastone ha pubblicato un libro sull'Afghanistan, si intitola Missione fallita, un compendio di errori e prospettive. Aveva capito tutto, mi sono detta, leggendolo la prima volta. Aveva capito perché ha saputo osservare quel paese nei suoi viaggi in Afghanistan. Cos'è allora che non ha capito chi combatteva la guerra ai talebani?
Nel capitolo Addio a Kabul, l'esergo recita: la rovina non sta nell'errore che commetti, ma nella scusa con cui cerchi di nasconderlo. Quali sono state le scuse con cui l'Occidente ha nascosto che la missione stava fallendo? C'è stato un non voler vedere quello che stava accadendo, un continuare ad affermare il falso in tutte le sedi possibili. Si continuava a dire che c'erano 300.000 afghani in armi che avrebbero difeso il paese, si continuava a dire che il processo di democratizzazione stava andando avanti, che le elezioni in qualche misura funzionavano, che la partecipazione popolare, certo, non era a livelli da paese occidentale, ma comunque era incoraggiante. Si continuavano a raccontare delle cose in parte del tutto false, in parte che erano sovrainterpretate, direi, no? Quindi, più che scuse, si è continuato a mentire, sapendo di mentire, direi, alle opinioni pubbliche occidentali. C'è stato un momento nei suoi viaggi in Afghanistan in cui un'epifania, in cui si è detto: questa cosa mi fa capire che è finita, questo episodio mi fa capire che è davvero fallita questa missione? Allora, io, tornando indietro addirittura al 2011, quindi 10 anni, ormai sì, quasi 11 anni fa, ebbi una sensazione strana quando, entrando in un villaggio dove una nostra compagnia di paracadutisti doveva svolgere una delle solite missioni di aiuto alla popolazione, vidi dei ragazzini piccolissimi che, istigati dai fratelli maggiori, ci mostravano la suola delle scarpe mentre noi entravamo nel villaggio con i lince. Ci stavano insultando, istigati dai loro fratelli maggiori. E questo era la dimostrazione che persino in una situazione tranquilla, in una situazione in cui evidentemente non c'era nessuna tensione, insomma, in quel momento, nessun pericolo, e sapevano che questi militari stranieri stavano arrivando al villaggio per fare qualcosa a loro vantaggio, diciamo così, volevano mostrarci la loro insofferenza, no? E i grandi già addestravano i ragazzini, che allora avranno avuto 5 anni, quindi adesso hanno il mitra in mano, insomma, dopo altri 10 anni hanno il mitra in mano, li stavano abituando a disprezzare i militari occidentali, nonostante stessero facendo qualcosa di evidentemente amichevole. Quindi lì io pensai: ma da questo paese sarà difficile riuscire a venirne fuori con dignità. Come va raccontata la guerra afghana? Con quali parole? Me lo chiedevo ad agosto, mentre cadeva Kabul, e me lo chiedo ora che le bandiere afghane sono state sostituite da quelle talebane. Forse bisogna ripartire dai fondamentali. Proviamo così. La guerra afghana, almeno la guerra per come l'abbiamo conosciuta in questi 20 anni, è finita. E noi, l'Occidente, l'abbiamo persa. 2 giorni prima della caduta di Kabul uscì un articolo sulla stampa. Le righe centrali recitavano così: dicevamo 20 anni fa che questa guerra sarebbe stata un disastro per tutti. Oggi l'esito di quell'aggressione è sotto i nostri occhi, un fallimento da ogni punto di vista. Oltre alle 241.000 vittime e ai 5 milioni di sfollati, tra interni e richiedenti asilo, l'Afghanistan oggi è un paese che sta per precipitare di nuovo in una guerra civile. I talebani sono più forti di prima, le truppe internazionali sono state sconfitte e la loro presenza e autorevolezza nell'area è ancora più debole che nel 2001. E soprattutto è un paese distrutto, da cui chi può cerca di scappare, anche se sa che dovrà patire l'inferno per arrivare in Europa. Kabul è caduta, i talebani. Una marea di disperati, uomini, donne e bambini. L'articolo portava la firma di Gino Strada. Gino morì il giorno dopo, prima di vedere il paese di nuovo totalmente in mano ai talebani. La guerra è abbastanza costante, che va avanti da 20 anni e che non ha alcun senso. Poi è stata una battaglia persa anche sul piano militare. 20 anni dopo, 20 anni è un'enormità. Gli americani se ne vanno, i talebani sono ancora lì. Io ero lì,
Avevo appena varcato la soglia del cancello dell'ospedale di emergency a Kabul quando ricevetti un messaggio da Roma. È morto Gino. Finché c'è guerra non ha ovviamente senso parlare di nessun diritto. Voci dall'Afghanistan è un podcast di Francesca Mannocchi prodotto da Cora Media. È scritto con Monica De Benedictis. La cura editoriale è di Francesca Milano. L'assistente di redazione è Francesca Abruzzese. La producer è Monica De Benedictis. La post-produzione e il sound design sono di Paolo Corleoni.